GF24, Clizia Incurvaia e Paolo Chavarro rivelano, è più bello della nostra vita e a proposito di matrimonio. Paolo Chavarro e Clizia Incurvaia hanno recentemente festeggiato il primo compleanno del loro piccolo Gabriele. Nato il 19 febbraio 2022, leggi qui. Per celebrare al meglio questo avvenimento speciale. I due ex geffini sono stati ospiti di Silvia Toffanina Verissimo. La mamma del piccolo festeggiato ha raccontato la felicità dell'ultimo anno, l'anno più bello della mia vita perché la nascita di Gabriele ha segnato proprio quello che volevo. L'idea della famiglia. Ha coronato il nostro amore e il nostro rapporto. Il neo arrivato ha cambiato la vita dell'influencer, Gabriele ci sta insegnando tanto. Soprattutto a me. Io sono mamma di una bimba e la nascita di un maschietto è del tutto diverso. Con la femminuccia c'è più complicità al femminile, quindi la complicità del vestirsi uguali. Del mondo femminile che conosco, dell'essere migliori amiche, anche complici. Con lui il discorso è completamente diverso perché l'universo maschile io non lo conoscevo. Fidanzato della mamma. Anche Paolo ha raccontato il suo anno speciale, completamente accantonato. Per me è l'anno più bello della mia vita. Ho coronato tutto quello che volevo nella mia vita. Io mi dedico in tutto e per tutto. Ho fatto le notte con lui. L'arrivo del piccolo di casa ha avvicinato ancora di più la giovane coppia, ci ha unito anche tantissimo. I nervi erano a dura prova. Superati quei tre mesi si può stare insieme tutta la vita. La Incurvaia, però, ha raccontato anche il periodo difficile passato subito dopo il parto. In cui ha sofferto di un po' di depressione post-parto, si parla spesso solo della componente positiva. Però si parla poco di come ci sentiamo noi subito dopo il parto. Ti senti sola. Ti senti triste e succede a tante di noi. Delle depressioni post-partum se ne parla pochissimo. Spesso un momento transitorio. Così come è stato per me. Momento che vediamo come debolezza. L'ho superato. Un momento complicato condiviso con Paolo, ho cercato di esserci per lei in tutto e per tutto. Stato bello anche attraversare e superare questo momento di difficoltà. Ci amiamo ancora di più. Il piccolo Gabriele è stato accolto bene anche dalla sorella Nina, nata dal precedente matrimonio di Clizia, non è gelosa. Hanno un rapporto bellissimo. Un rapporto ideale tra i due fratelli, nato anche grazie alle attenzioni della mamma, lei è stata molto brava. Molto attenta a inserire Gabriele nella vita di Nina. Lui è completamente innamorato della sorella. Sorride praticamente solo a lei. Sei una super mamma. L'ex geffina vede nel compagno la sua anima gemella, una persona pura come pochi. Ho sempre sperato di trovare la mia anima gemella e lui è un'anima affine a me. E anche il personaggio di forum ha raccontato di aver capito subito di essersi innamorato della Incurvaia, io l'avevo capito. Quando lei fu eliminata, io stavo troppo male. Una storia d'amore unica che verrà coronata dal matrimonio, come confermato dalla coppia Verissimo. Anche se i due ex geffini non hanno dato ulteriori dettagli sull'organizzazione del giorno più bello. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, țintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda.